Ciao a tutti, benvenuti per questo nuovo video. Questo video penso che piacerà a molti, piacerà in tanti, perché è una cosa simpatica e curiosa. L'ho affrontato tempo fa anche con un iPhone, quindi non c'entra il terminale. Oggi andremo ad analizzare un Android. In mio possesso ho un Galaxy S5, quindi andremo a vedere con questo telefono. Vi faccio vedere che il telefono non ha niente di truccato, è un semplice telefono con una cover che ho acquistato su eBay al costo di 5 euro, ok? Il telefono è un normalissimo telefono che adesso io sblocco con l'impronta perché l'S5 si sblocca così volendo e vi faccio vedere che è un telefono normalissimo, non ha niente di truccato, sia da una parte, scusate, l'ho spento. Ok, sia da una parte, non ha niente di truccato, che anche al suo retro. Noi andiamo a prendere lo schermo, ok? E una volta che è acceso, diamo un colpetto con la mano nuda nel retro. Dando un colpetto, aspetta, compare una moneta da 2 euro al suo interno. Questa moneta è imprigionata in tutti i lati, come vedete, non può assolutamente uscire. Tu la puoi tirare su, la moneta continua a cadere per gravità perché il telefono è inclinato. Ma la cosa bella, state ben attenti, che se voi la prendete e la moneta pian pianino la provate a far uscire, 1, 2, senza fare giri particolari, anche cose più assurde, e poi la tirate fuori, la moneta compare veramente. La moneta è uscita dallo schermo. Qui ho aperto un'applicazione col touch, è uscita dallo schermo. Il telefono è sempre stato il display suo, senza aver modificato niente. Spero vi sia piaciuta, spero abbiate gradito il giochino o la piccola illusione. Se siete disposti o siete interessati a conoscere il nome di questa applicazione, io la metto a disposizione come fanno tutti. A una condizione, vi chiedo semplicemente di iscrivervi al canale di YouTube e di mettere un bel mi piace. Dopo commentate pure il video qua sotto, comunicando che l'avete fatto e provvederemo quanto prima a mandarvi il messaggio con il nome dell'applicazione. Grazie della visione e alla prossima!